Buonasera, ben ritrovati cari telespettatori, siamo sempre a Tu per Tu. Questo è il programma che vi aiuta anche a capire le faccende che succedono tutti i giorni nel mondo e a capire che conseguenze possono avere sulla nostra quotidianità. Questa sera torna nei nostri studi con immenso piacere il nostro Salvatore Cirillo di Federconsumatori, che è un po'... Io amo definirlo il nostro grillo parlante, no? Perché veramente ci mette sempre quella luce, ci punta il faro dove c'è un po' di buio e non spara sentenze, ma ci fa capire meglio determinati argomenti, anche quando magari la stampa o la televisione non sono così chiare, no? A farci capire i concetti, no? Sì. Sono un po' nebulose, nebulose. Allora, tanta carne al fuoco perché succedono tante cose in questo bel paese, lo sappiamo. Vogliamo partire però dalla notizia fresca fresca di questi giorni che riguarda la crisi bancaria Silicon Valley. E poi la banca svizzera, e poi cosa succederà? Facci un po' di chiarezza, caro Salvatore. Innanzitutto, come stai? Bentornato. Grazie, sto benissimo. Un po' di mal di gola, ma passa. Però quello passa. Sì, sulla crisi bancaria, allora qui secondo me bisogna prestare il massimo dell'attenzione perché sulle crisi bancarie noi dobbiamo stare attenti a quello che è successo negli anni scorsi e che forse, spero di no, ma sembra che si stia ripetendo. E cioè nel 2008 in America con i debiti subprime è fallita la banca. Sembra che fosse Lehman Brothers, e è fallita perché? Perché questi bancari avevano messo, ma hanno messo perché è ancora in atto questa cosa, in circolo tutta una serie di obbligazioni, azioni, i famosi titoli spazzatura si chiamano, i derivati, che hanno, cioè sono un'invenzione sostanzialmente per mettere in giro della carta e recuperare denaro. Lì è successo che qualcuno ha dato all'incasso, i denari non c'erano e è saltato tutto per aria. Quella cosa però ha riguardato sì la banca americana che ha chiuso, ma ha invischiato nel tutto il sistema bancario internazionale, perché tutte le banche utilizzavano quei metodi e quei sistemi per mettere in giro questi titoli farlocchi. Cosa è successo? Gli stati, tutti gli stati occidentali, c'è Varoufakis, che è un economista di fama internazionale, che ha scritto due libri su questa cosa, sono illuminanti, dove dice appunto, guardate che gli stati hanno dato alle banche, in quell'occasione nel 2008-2009, una cifra che è uguale al 3% del prodotto interno lordo mondiale. Cioè è una cifra che io sinceramente non so neanche quanti zeri Scriverla. servono, perché è enorme. Hanno dato questi soldi e hanno detto, allora qui ci sono i soldi, per favore togliete di mezzo quella fuffa, perché qua il sistema deve ricominciare a fare sistema bancario, non si può inventarsi le cose per arraffare denari Non si può far saltare il e far banco, come saltare il dici. banco. I banchieri, una volta avuto in mano i denari, cosa hanno fatto? Si sono fregati le mani, hanno detto, voilà, non ci fanno neanche fallire, va che roba. Hanno rimesso in circolo la fuffa moltiplicata per 100. Quindi io oggi quando sento che la Silicon Valley Bank è andata in crisi, che la Credit Suisse sta andando in crisi, che le banche argentine stanno andando in crisi, beh, io comincio a preoccuparmi, perché se questa è la cosa, se questa è la cosa, vuol dire che nelle banche di quei titoli farlocchi ce ne sono a tonnellate e il sistema non può permettersi di far fallire nessuna banca, perché se ne fallisce una, siccome i titoli sono tutti interconnessi, si avrebbe il famoso effetto domino e tutte le banche e il sistema bancario tutto salta per aria. Quindi io lì adesso non so gli stati che intenzioni hanno e come vogliono o come vorrebbero intervenire, ma un intervento va fatto. Io non so, per far capire,
l'importanza di questa cosa, bisogna far mente locale a qualche anno fa, 3, 4, 5 anni fa, governo Renzi, quando il Monte dei Paschi di Siena è andato in crisi, per un meccanismo strano, prestiti, mutui, accidenti, non c'era la copertura. In quel caso, dalla sera alla mattina, con un governo e un paese che era nella bagna totale, perché non avevamo una lira neanche per... hanno trovato 20 miliardi dalla sera alla mattina, 20 miliardi da dare a MPS per dire non fallite, state lì. A distanza di un mese, una banca veneta, stessa operazione, hanno trovato 6 miliardi, era più piccola, 6 miliardi glieli hanno dati per tenerla aperta, tenerla a galla. Ecco, finché parliamo di queste cifre e gli stati, i governi possono permettersi di rintuzzare questa cosa, va bene. Però siccome sappiamo che i meccanismi che agitano tutto il sistema bancario sono altri, sono meccanismi puramente speculativi, che non generano ricchezza, anzi concentrano la ricchezza nelle mani di pochi, ok? Ecco, e quando questa ricchezza diventa una ricchezza sproporzionata, fino a pensare che se dovesse veramente saltare il coperchio, gli stati non avrebbero le risorse per tamponare. Poi in Europa c'è in vigore dal 2018, ecco, proprio lì volevo arrivare. Dal 2018 il bail-in, che è una legge europea che vale per tutte le banche europee. Il bail-in. Che dice? E gioco il jolly. Gioco il jolly? Eh sì, gioco il jolly, il bail-in, se anche se la banca fallisce, i miei soldi no, sono... non è proprio così, Il bail-in dice che tutti i conti correnti fino a 100.000 euro sono tutelati, oh, ok? Se sono intestati a due, vai a 200.000 euro, no? 100.000 euro a testa. Ma tutte le azioni, obbligazioni, tutto quello che è il contorno della banca viene sequestrato per salvare la banca e ai correntisti vengono date delle obbligazioni della banca, che però è in crisi e non può elargire assolutamente nulla. È la cosa che hanno fatto con MPS. Alla fine però MPS cosa è successo? Che i correntisti, adesso piano piano, tanti sono riusciti a recuperare parte dei loro risparmi, non tutti. Dei loro investimenti, parte non tutti. Se dovesse accadere una cosa di questo tipo e salta il tappo, salta il coperchio, io... aiutati che il CEL ti aiuta, però non so veramente gli stati come potrebbero intervenire per tamponare questo tipo di situazioni. Oggi stiamo assistendo a già tutta una serie di banche che dopo la Silicon Valley Bank stanno andando in crisi, la Swiss Bank è una, le banche argentine anche loro, poi sentiamo gli economisti, logicamente gli economisti tendono a tranquillizzare le persone, perché se si scatena il panico e tutti i correntisti vanno a ritirare i denari in banca per metterseli sotto la piastrella, io non so veramente che cosa può succedere. Potrebbe accadere come è accaduto in Grecia 8 anni fa, col governo Tsipras, che ha preso in mano un paese che aveva una marea di debiti e il governo precedente di destra aveva mascherato quei debiti, aveva presentato dei bilanci in Europa che erano perfetti, quando sono andati a leggerli c'era un buco che era una voragine. L'Europa lì non è intervenuta, li ha lasciati annegare. Ha alzato le mani. Ha alzato le mani e ha detto vi arrangiate. Hanno venduto la rete ferroviaria, la rete telefonica, la rete elettrica, delle isole, hanno venduto anche delle isole ai tedeschi, tra l'altro le hanno comprate loro, per riuscire a stare a galla. E in quella frangente, se vi ricordate, le banche hanno chiuso gli sportelli, la gente non poteva prelevare neanche un euro. Okay? Il panico totale. Panico totale, perché non c'è stato nessun intervento a monte che ha, come dire, dato una mano a quei poveracci che si sono trovati in quella situazione, loro malgrado, perché il danno l'hanno procurato quelli di prima e hanno imbrogliato sui bilanci perché li hanno presentati in pareggio quando invece c'era un buco che era una voragine. Ecco, per cui tutti questi meccanismi dobbiamo starci molto attenti e stare attenti a quello che succede, perché se cominciano ad arrivare altre banche che cominciano a maturare la crisi, cominciano a dire non ce la facciamo, abbiamo un buco, abbiamo qui, abbiamo là, questo sistema
non è un sistema, le banche italiane non sono solo italiane, perché i danari che circolano sono i danari che circolano in tutto il mondo, in tutto il mondo, e purtroppo oggi, da un po' di anni a questa parte, la finanza ha sorpassato quello che è il mercato, quello vero, quello della produzione, ma non solo, ma ha sovrastato anche quella che è la politica. Cioè, fino a 25-30 anni fa c'era il vecchio adagio di andreottiana memoria: a fra che te serve? Cioè, l'industriale andava dal politico e cercava di farsi, di avere delle agevolazioni, certo, delle condizioni che gli favorissero il modo di lavorare. Oggi non è più così, oggi è la finanza. Si chiamavano tangenti, se non sbaglio. Sì, erano tangenti, che però portavano a favorire l'industria tale e l'industria tal'altra per farla lavorare, per farla progredire. Oggi non è più così, oggi è la finanza che dice al politico: ehi, stai calmo, perché quella strada che stai imboccando non va bene, se non cambi direzione, occhio, perché non gli sparano più, perché non gli sparano più, però ti distruggiamo. Quindi comandano le banche. Comanda la finanza. La finanza. E come diceva Rampelli, mi sembra che sia il giornalista corrispondente da New York per la Repubblica, Rampelli? Rampelli. Ha scritto un bellissimo libricino dove tutte le altre cose di economia, cui dice, ha detto: guardate che a New York c'è un grattacielo dove all'ultimo piano, una volta al mese, si riuniscono gli 8 finanzieri più potenti del mondo. Ah, non è una leggenda allora? No, lo scrivi in un libro molto bello. E si riuniscono lì sopra tutti e 8 ogni mese e decidono i destini del mondo, dell'economia del mondo. Ognuno di loro ha in portafoglio più danari del prodotto interno lordo del Belgio. Questo per farvi capire chi sono e come riescono a muoversi. E purtroppo oggi la finanza ci sta uccidendo, perché la finanza, i grandi capitali giocano con la finanza, lavorano con la finanza, acquistano, vendono, fanno tutta una serie di operazioni, ma non producono lavoro, non producono benessere, non distribuiscono reddito, e i redditi si concentrano in poche pochissime mani, e che ce le hanno loro. Il resto della popolazione deve arrangiarsi con quello che ha. È un meccanismo perverso che non so né se e né quando qualcuno arriverà ad interromperlo, non lo so, perché fa comodo un po' a tutti. Guardate, un altro economista che purtroppo è morto, italiano, diceva in uno degli ultimi libri che ha scritto, la Fiat, che ormai se n'è andata anche dall'Italia, per cui ha la sede fiscale a Londra, la Fiat ha 2 finanziarie che giocano in borsa, acquistano, comprano, vendono, fanno operazioni nello spazio di un secondo, schiacciano un pulsantino e spostano milioni o miliardi da una parte e dall'altra. Bene, la Fiat con quel meccanismo lì guadagnava più soldi che a costruire le automobili. E questa la dice tutta. Il core business di un'azienda che dovrebbe fare produzione non è più la produzione, vuol dire che è finita, cioè si spostano di là, i danari si concentrano in poche mani e tutti i lavoratori o vengono licenziati o vanno in cassa integrazione, o comunque la produzione si restringe e non c'è redistribuzione di reddito, perché se io do da lavorare, assumo delle persone, gli pago lo stipendio, il reddito si redistribuisce. Rimette in circolo. Ma se lavorano, certo, sempre di meno, o magari non lavora più nessuno, io i miei danari li uso là, all'interno delle borse, all'interno di quei meccanismi lì, cosa fanno tutti gli altri? Diventa veramente un problema di ordine sociale, che è un po' quello che è successo in questi anni. Cirillo, ci mancava questa noi in Italia. Ci mancava? C'è già la Giorgia che è lì che si gratta la testa. Ma la Giorgia è perfettamente allineata con i poteri forti, perché sta dimostrando, ammesso che ce ne sia ancora bisogno, che a fronte di un progetto europeo, il PNRR, dove dice bisogna investire, e qui ci sono anche i soldi, e marciare per la riconversione ecologica della produzione, certo, dell'energia, questa qui sta facendo l'esatto contrario. Cioè, sul 110
che è una legge che ha un sacco di buchi e un sacco di lacune, ma che però nella intenzione era molto, molto lucida e mirata, sì, perché certo, andava a riqualificare gli edifici, no? E quindi ad emettere meno CO2, perché non usavi il gas per riscaldarti, usavi le pompe di calore, cioè tutti quei meccanismi che oggi ha bocciato quella roba lì. In Europa dal 2030 si vuole abolire le auto con i motori a combustione, hanno votato contro insieme ad altri paesi e hanno fatto cadere quel meccanismo, quindi bisogna continuare a bruciare gas e bruciare gasolio. L'ultima chicca in questo senso me la sono. Ah, no, è quella sulla riconversione ecologica degli edifici che dal 2030 l'Europa, certo, ha imposto a tutti. Sì, sì, ha sì. Imposto a tutti. Con una scaletta ben serrata. Ben, no? Serrata, anche lì hanno votato contro. Allora io dico, ma questi qui dove vogliono andare? Non solo, ma sono andati in Tunisia o dove sono andati ad acquistare il gas, no? E vogliono far diventare l'Italia, la Sardegna in questo caso, un hub con un nuovo gasdotto, un hub per distribuire poi il gas in tutta Europa. Ragazzi, non ci siamo, non ci siamo, cioè il mondo va da un'altra parte, va da un'altra parte, si va verso un'energia pulita. Non è possibile pensare, non è possibile, per nessuno è possibile pensare che bisogna ritornare al gas, al gasolio, alla benzina, quanti ce n'è, perché dietro c'è qualcuno che ha bisogno di guadagnare. E quindi io, insomma, su questa cosa avrei qualche perplessità, tantissime perplessità. Allora, due domande. La prima ce la fa Antonio e ci dice, ma è vero che è in crisi anche una banca svizzera, ma non erano le più sicure sulla terra? Sulla terra di banche sicure non ce n'è neanche una. Non ce n'è neanche una. Dove li dobbiamo mettere questi soldi? Ragazzi, io non lo so, coi tempi che corrono... Non io essere dico, tragico. Io dico la piastrella, ma non ci si discosta di molto. La banca che ha più derivati in pancia, nessuno lo immagina, lo immaginerebbe, è la Deutsche Bank, banca tedesca. Questa ne ha una quantità esagerata. Tant'è che i gruppi economici americani che investono in questa banca qui gli hanno già detto, c'era un articolino così sul giornale l'anno scorso, ma un trafiletto stupido che uno che non lo sa dice, che vuol dire, non lo so. Gli hanno detto, cercate di eliminare un po' di quella roba lì perché ne avete troppi, se non li eliminate noi lì non portiamo non più denaro, non investiamo più. E questi non so cosa hanno fatto poi, però l'articolo, il trafiletto era questo qua. Allora, se uno non è accorto, non conosce, capisce, si informa e va a leggere, quando legge un articoletto del genere... Non risali, certo, a tutto quello che c'è dietro, e per cui lo leggi e lo lasci andare, ma la verità è quella lì. Quindi di banche sicure, ripeto, non ce n'è. Carlo ci dice, guarda, io sono a posto, non ho soldi da mettere in banca. Ed è la dura realtà anche questa di tante persone, purtroppo. Vabbè, sdrammatizziamo un attimo, però in realtà il problema ci riguarda molto da vicino, perché l'Italia, ed è per questo che ci mungono i nostri governanti, è un paese di grandi risparmiatori. È il paese che ha il risparmio non solo bancario ma anche postale, con delle quantità di denaro che sono in assoluto le più alte d'Europa. Li possiamo mettere in posta i soldi. Non cambia niente, è una banca. È una banca. Cassa Depositi e Prestiti, è una banca, uguale a tutte quante le altre. E quello che succede nella banca succede anche là. Succede anche nella posta. Abbiamo fatto bene a dirlo, perché se no uno la dice, gente va in posta, porto via tutto, lo metto in posta. Non si salva, non se ne esce vivi. Comunque speriamo in bene. Ma no, il discorso è che, voglio dire, non oso neanche pensare che facciano saltare il banco. Cioè gli stati a questo punto dovrebbero intervenire anche in maniera drastica, per dire a quei signori qui, Basta con la fuffa, smettetela. Io, c'era un grande economista degli anni 30, 40 e 50 in questo paese, di cui non ricordo il nome, che aveva detto io chiuderei le borse, perché le borse non svolgono più il compito per cui erano nate. Cioè, le borse
adesso non so, faccio una lezioncina così, ma non voglio fare il dotto, no, il saccente, no, perché però... non è il mio ruolo. Però sono nati in Inghilterra alla fine dell'Ottocento, quando c'è stata la riconversione industriale, perché c'era questa azienda che produceva lana con i vecchi metodi, con le vecchie telaie, i vecchi meccanismi. Con l'avvento del vapore questi sono andati in crisi e produceva una lana che era di qualità altissima, non altissima. E a quel punto lì si sono detti, beh, ma adesso qui come facciamo? O chiudiamo, perché questi ci uccidono, la concorrenza ci uccide. Si sono inventati questa cosa, ma noi abbiamo da vendere un marchio, un nome, il Nord, che non mi ricordo più chi fossero, ma non ha importanza. Vendiamolo, lo vendiamo sul mercato e facciamo acquistare a chi ne vuole pezzettini della nostra azienda in modo che ci rifinanziamo. E lì è nata l'idea della borsa. Le azioni sono nate con quel principio lì. Questi hanno recuperato danari dal mercato, da chi ha voluto investire in quell'azienda, che era molto, molto quotata sul mercato. Questi si sono riconvertiti con quei danari e hanno ripreso a lavorare alla stragrande. Ecco, quelle sono le azioni, quella è la borsa. Oggi la borsa non è più quella roba lì, non è più quella, l'ho detto prima, questi comprano, vendono, ma nello spazio di un secondo. E in un secondo, se sposto un miliardo, certo, un milione di euro da un'azienda all'altra, e io magari ho guadagnato 50.000 euro in un secondo. Quelle sono mera speculazione. Speculazione, non servono più. Ed è nelle più. Mani di pochi, ovviamente. Di pochissimi. Noi non ci possiamo permettere la speculazione, noi. Ma no, per speculare bisogna avere i soldi. Comunque, quello che vi vogliamo dire, cari telespettatori, è che... Cioè, non, ma come dice Cirillo, non abbiamo la presunzione di farvi una lezione di finanza, ma speriamo di avervi dato qualche input che vi porti quantomeno a informarvi e a sapere, capire, insomma, quello che sta succedendo, capire quello che succede, perché riguarda, cioè, quando tu dici, ah, si guarda Silicon Valley, ma c'è l'oceano di mezzo, piuttosto, in Svizzera, tanto manco in Europa, no, non è così. Adesso c'è anche l'Argentina che è messa con le banche, è messa così. L'Argentina, te pensa, dov'è? Anzi, mi stanno anche antipatici perché hanno vinto i mondiali, invece no, riguarda tutti noi. E allora, pubblicità e poi ripartiamo con tanti altri argomenti. Eccoci qua, torniamo in diretta e lo facciamo con il nostro Salvatore Cirillo, però praticamente quando abbiamo parlato di banche, prima della pubblicità e della crisi, abbiamo spiegato cosa sta succedendo, cosa è successo in passato e quali sono le prospettive più nefaste in realtà. Ovviamente arrivano da parte dei nostri telespettatori anche alcune perplessità, no? E quindi Agata ci dice, non abbiamo alternative, ormai se non hai il conto corrente non puoi fare qualsiasi cosa, manco certo. Prendere lo stipendio, perché te lo accredito e basta. Se non c'è altra possibilità, non è come una volta che puoi andare a ritirare lo stipendio in contanti. Ma no, cioè l'eliminazione del contante, togliere il contante dalla circolazione, ha un effetto benefico sull'economia, e cioè perché si riesce a tracciare tutto. Certo. Si riesce a tracciare. Questa operazione l'hanno fatta in Portogallo 10-12 anni fa, governo socialista, ha messo in giro le carte di credito, sia prepagate che quelle su conto corrente, e è quello che è stato fatto anche qui dai 5 Stelle, da Conte nel secondo governo Conte, no? La lotteria premi, la restituzione di una parte dell'IVA pagata in base al numero, certo, dei pagamenti e via di questo passo. Beh, il Portogallo, introducendo questa semplice operazione e divulgandola al 99,99% della popolazione, ha aumentato il prodotto interno lordo del 2%. Il 2%, cioè che è una percentuale altissima, altissima. Qui
è arrivato Draghi e ha sbaraccato tutto, ma no, non ha importanza, adesso è arrivato questa, ma no, si può pagare fino a 5.000 euro, non c'è problema, cioè incentivano ancora l'uso del contante perché è una forma che, lo dice Banca d'Italia, non lo dico io, favorisce il nero, favorisce certo. l'evasione. Però è legittima anche la perplessità dei nostri telespettatori perché dicono da una parte ci parlate di questa crisi, no? E quindi insomma di informarci e di decidere dei nostri denari, quando poi in realtà dei nostri denari più di tanto non è che sì. Possiamo ritirare gli investimenti, possiamo non comprare la carta straccia, però dopo... Bisogna stare attenti a come ci si muove con le banche, perché le banche ai clienti, a chi ha lì un po' di danari da poter investire, promettono mari e monti, ma poi non sono vere quelle cose lì, perché si sono già verificate a suo tempo, si stanno verificando ancora adesso. E quindi bisognerebbe dire di usare il massimo dell'oculatezza per fare questo tipo di operazione. C'è al telefono il direttore della Banca d'Italia che ci vuole parlare, Cirillo probabilmente. Io non sto dicendo niente, sto ripetendo cose che altri hanno detto e sto ripetendo situazioni che si sono già verificate. Presidente della Banca d'Italia, bene, no, sai, a parte gli scherzi, sentiamo chi c'è in linea, una telefonata per noi, buonasera, chi parla? Buonasera, televisione da Milano. Io ho aperto la televisione come al solito sempre in ritardo perché prima delle 6:15 non riesco a mettermi in collegamento. E se, da quello che ho capito, il vostro ospite parla dei danni praticamente che stanno succedendo a causa della Fabian Society. E volevo sapere se c'è la possibilità di sganciarsi in qualche modo. Di sganciarsi? Sì, da questa Fabian Society che mi astengo dal commentare. Non ho capito. Signora, allora deve per cortesia parlare al telefono, abbassare completamente il volume della televisione, perché sennò abbiamo rimbombo. No, allora, non la sentiamo. Peggio. No, no. Signora, mi ascolti, abbassi completamente il volume della televisione o si allontani, parli dentro il telefono. No. Provi a richiamare, signora, non sentiamo. Mi spiace. Caduta la linea. Va bene, allora Salvatore, stavamo dicendo le perplessità ovviamente dei telespettatori sono comprensibili in quanto tutto ormai ruota intorno a un conto corrente, quando una volta che hai il conto corrente chi lavora in banca ti dice investiamo, facciamo, disfiamo e quindi insomma, eccoci qua, riproviamo. E quindi tante volte per avere il conto quantomeno a zero spese ti obbligano a fare anche un minimo di investimento. Beh, non è così necessario e così come dire, irrinunciabile la cosa. L'investimento lo faccio. Riproviamo. Se ho la possibilità e vedo che ci sono le condizioni per, ideali. Altrimenti lascio perdere. Pronto? Chi abbiamo in linea? Ancora la stessa persona che telefona da Milano. Adesso la sentiamo bene. Ecco, quello che io, siccome io accendo la televisione purtroppo sempre verso le 6:15, quindi mi perdo una parte del discorso. E quindi, se ho capito bene, tutti questi problemi, questi danni che ci sono anche a livello storico, se ho capito bene, dipendono dalla Fabian Society. E volevo chiedere se, secondo il vostro ospite, c'è praticamente la possibilità a noi poveretti di poterci sganciare da queste maglie. Ma a noi come Italia intende? Noi cittadini, sì. Noi cittadini, ecco. Noi cittadini, ma anche noi Italia. Sganciarsi dalla Cyber Society?
Sì, esatto. E diventa complicatissimo perché, come stavamo dicendo prima, oggi, purtroppo o per fortuna, adesso non so cosa sia meglio, ma senza un conto corrente non riusciamo, non dico a vivere, ma a fare quasi nulla, perché chi ha uno stipendio viene accreditato sul conto corrente, chi ha la pensione viene accreditato sul conto corrente, se paghi con la carta è il conto corrente che ti tiene le registrazioni, se hai le bollette acqua, luce, gas accreditate sul conto corrente, anche lì vengono pagate sul conto corrente. Non solo Cirillo, aggiungerei anche in fase di dichiarazione dei redditi, Anche, certo, ormai anche in fase può. di dichiarazione dei redditi, se uno deve pagare sul 730 delle tasse, lo paga attraverso il conto Ma anche corrente se e deve allo recuperare stesso, delle se deve spese. recuperare delle spese, gli vengono accreditate sul conto corrente. Quindi capite che non è così semplice farne a meno, cioè uno dovrebbe andare ad abitare in cima al Monte Rosa, starsene là per conto suo e non avere problemi, ma non è possibile una cosa del genere. Siamo una società strutturata, siamo una società avanzata, democrazia avanzata, così si dice, per cui questa cosa diventa improbabile, improponibile. Ecco, adesso senza voler seminare panico e fare, come dire, e creare Allarmismi. allarmismi di sorta, ma alzare un attimo l'attenzione su quello che sta succedendo nel sistema bancario. Ora, noi lo facciamo in quanto cittadini perché dobbiamo essere consci e consapevoli di quello che ci sta venendo addosso. Ma i primi che dovrebbero alzare l'attenzione su quella partita sono quelli che gestiscono il paese, quelli che governano, sono quelli lì che devono assolutamente intervenire prima che la questione dilaghi. Prima che la questione dilaghi. Quindi adesso ci sono queste due banche messe in croce, la Silicon Valley Bank, la Credit Suisse, e in Argentina non so quante altre banche sono messe in questa situazione. Le risposte che ci arrivano dagli economisti sono che sì, no, ma l'Argentina ha un problema di cambi, la Credit Suisse ha un problema di liquidità, la Silicon Silicon Valley. Valley la stessa cosa, per cui queste difficoltà non sono da ricondurre a nient'altro che a questi elementi nuovi che ci sono banca per banca e che le hanno messe in croce. Ecco, io so che potrebbe non essere così, potrebbe non essere così. E se questa cosa veramente dovesse palesarsi, beh, io veder saltare il coperchio del sistema bancario internazionale. Non so chi ci potrebbe mai salvare, non lo so. Ecco, infatti è quello che io volevo aggiungere, questo, ci sono tante associazioni, tanti, come diciamo, tante Associazioni dalla parte dei associazioni. consumatori, sì. Ecco, volevo chiedere se c'è una qualche iniziativa per poter essere attivi cioè, da una parte e dall'altra, da parte delle associazioni e da parte dei soci per contrastare, diciamo, questa forma Questo di, andazzo. Ma diciamo. allora, se la banca va in crisi e i correntisti subiscono delle perdite, come associazione dei consumatori noi interveniamo Ma con i legali e con certo. tutte le norme di legge che ce lo permettono per tutelare e salvaguardare i correntisti e i risparmiatori. Questo deve essere fuori da ogni ragionevole dubbio. Questo si Ecco, ma fa. anche arrivare a livello economico, cioè l'economia finanziaria. Le Cioè. associazioni sull'economia finanziaria Non possono abbiamo. ben poco, cara signora, dovrebbero essere i nostri governanti, ecco, e quindi l'unica arma che abbiamo è il voto e poi il segno della croce, sono Ma due. che se fregano del nostro voto, anzi, meno ce ne sono, meglio possono comandare. Signora, grazie, è stato un piacere conversare con lei, ci segua sempre, mi raccomando. È quello che faccio, grazie, Grazie Grazie a lei, a lei, buonasera. Ecco. buonasera.
Ovviamente le persone cercano delle tutele, le tutele in questo caso non si possono trovare nelle associazioni. Le tutele nelle associazioni ci sono se, ripeto, una banca, due banche vanno in crisi e mi mettono in crisi i correntisti. Lì ci sono le tutele, interveniamo e cerchiamo di portare a casa il risultato, come abbiamo fatto con Monte Paschi di Siena, con la banca veneta, di cui non mi ricordo il nome, anche lì abbiamo tutelato. Ma se, ripeto, salta il giochino. E lì non ci aiuta più Eh nessuno. sì, eh. Ecco, boh, questo deve essere chiaro. Va bene, allora cerchiamo di essere positivi e fiduciosi e Pensiamo sperare. positivo. Pensiero positivo. Per il momento stiamo tranquilli, non facciamo botte di testa di investimenti, pensiamoci, cioè facciamo calmare le acque, teniamo Sì. i soldi sul conto corrente che quantomeno quelli fino a 100.000 euro sono garantiti. Se avete più di 100.000 euro in banca, beati voi, che cosa vi posso dire? Cirillo. Beati voi, ma la cifra che supera i 100.000 viene incamerata dalla banca per salvare il salvabile Salvare è molto. e vi rilascia delle obbligazioni che sono legate alla banca, perché se la banca è in crisi, quelle obbligazioni varranno molto poco. Varranno molto poco, va bene, il giochino l'abbiamo capito. Senti, Cirillo, qua, per quanto riguarda invece altri argomenti, no, che sono un pochettino all'ordine del giorno, l'hai accennato prima, il super bonus, eco bonus, eccetera, e il governo ha tolto la possibilità di fare lo sconto in fattura e quindi in buona sostanza di tirar fuori pochi soldini. Qualcuno, tanti, si lamentano e dicono così, però mi rimane una cosa elitaria perché io posso recuperare il 50%, 60%, In 90% 10 anni. in 10 anni, devo avere prima di tutto, vabbè, 10 anni di tempo, ok, però i soldi da tirar fuori subito, poi aspettare la capacità di poter aspettare 10 anni, ma devo avere anche una bella dichiarazione e pagare tante tasse perché devo avere la capienza per recuperare questi soldini. Sembra che sia diventata un pochettino una roba da ricchi. Allora, sì, teniamo presente però che adesso c'è questa nuova normativa europea, dove mi sembra che anche qui l'Italia abbia votato contro, però è passata comunque, dove entro il 2030, bisogna provvedere a sistemare tutte le case in essere e fargli alzare La la classe classe energetica. energetica, no? Almeno fino alla classe D, così dice la legge. Cosa succede? Succede che si sta seminando il panico, perché chi ha deciso questa cosa, almeno nel nostro paese, non è chiaro fino in fondo, perché detta così sembra che io devo sistemare casa, devo coibentarla, metterla a posto, spenderci un pacco di soldi e poi me li recupero piano piano negli anni. Non è così. Non è così. Perché la legge è stata fatta per gli stati europei, cioè questa legge dice al governo italiano, per capirci, Ma come lo che, dice a quello spagnolo, come lo quel. dice a tutti i governi, dice guardate che dal 2030 bisogna agire in quel modo. Voi governi dovete mettere in campo iniziative di carattere economico per sostenere questo tipo di operazione. Ecco, questo è il passaggio, quindi la gente non deve spaventarsi, non deve spaventarsi, perché da parte di chi ci governa dovranno esserci in campo, essere messe in campo tutta una serie di Ma ce iniziative. l'avevamo, l'hanno Okay. tolta, questo dice la Ma gente. questo è la cosa che dicevo prima, cioè questo governo non ci tiene alla riconversione ecologica, sembra proprio che non ci tenga, che voglia continuare a farsi bruciare gas, benzina e gasolio, non ne ha assolutamente intenzione. Allo stesso tempo le imprese, gli imprenditori dicono,
Anche in questo caso il problema però sono le banche perché non hanno più ritirato il credito. Quindi in realtà dicono anche quando la legge era ancora in vigore, tu comunque non trovavi più Le nessuno. banche hanno ritirato, non fanno Quindi più da sostituto d'imposta. praticamente l'utente finale era a posto perché aveva pagato quasi niente o il 50%, dipende dal credito di cui aveva goduto. L'impresa per lavorare aveva preso il lavoro, si era fatta fare, aveva acquistato il credito, si era fatta cedere il Non solo, ma credito aveva anche acquistato dei materiali. per darlo a sua volta alla banca, ma l'impresa è rimasta col cerino in mano. Certo, 130.000 imprese in Italia che non sanno da che parte sbattere. Ci sono imprese che hanno licenziato tutti i lavoratori che avevano assunto per fare questi lavori e dice perché lo Stato non vuole investire. Sentivo l'altra sera, non so più chi lo dicesse, un imprenditore che diceva: allora io avevo 50 dipendenti, li ho dovuti licenziare tutti perché tutti i lavori in essere mi sono saltati, non ne ho più Certo. neanche uno, li ho licenziati tutti. Questi sono andati in NASPI. No, lo Stato adesso gli paga la NASPI, quindi non è vero che lo Stato ha risparmiato perché noi non facciamo più i lavori, non ha Certo. risparmiato assolutamente nulla perché deve pagare quei lavoratori lì. Quindi capite che è un po' il cane che si morde la coda. Adesso con questa nuova normativa europea, con questo nuovo meccanismo che dovrà essere messo in campo per fare quell'operazione lì, quindi rendere tutte le abitazioni non più energivore come lo sono, tante lo sono ancora, ma come dire, coibentarle e renderle appetibili sotto l'aspetto dei consumi, perché no? Green, Green, renderle si dice green. green, usiamo pure questi termini inglesi, ma renderle in questo modo. E sono gli stati che devono investire in quel comparto per fare in modo che le case diventino green, le imprese riprendano a lavorare e chi ci abita dentro goda finalmente di un meccanismo che c'è il caldo d'inverno, il fresco d'estate e che non gli costi una costola. Ecco, Certo, questa è la cosa. certo. Bene, il discorso è un po' questo. A conclusione del discorso, c'è una maniera per cui lo Stato possa obbligare, fra virgolette, sempre queste famigerate banche a acquistarsi il credito, a ritirare il credito? Allora, quando si dice che lo Stato deve intervenire per far sì che i cittadini possano utilizzare quel tipo di intervento, questa è la cosa. Quindi lo Stato deve fare gli accordi con le banche, gli accordi con le finanziarie, cioè deve mettere in piedi tutto un meccanismo fiscale tale per cui a me che devo ristrutturare casa, che devo coibentare casa, non mi vieni a chiedere delle cifre Folli. spropositate e folli, ma mi vieni incontro con una bella percentuale dei costi, cercando di non ripetere quello che è stato fatto con il 110, dove lì, ripeto, l'ho detto prima, lo ripeto ancora, bella legge nelle intenzioni, perché andava in questa direzione, non era niente Certo. di che, però è stata fatta male, ha permesso a tantissimi di specularci sopra. Io ne ho un esempio diretto che non sto qui a raccontarvi, ma permessi autorizzati, tutto a posto, pronti via, ok, parte l'impresa, dopo un giorno la banca ritira il credito. E questi due poveretti si sono trovati lì col cerino in mano e dicono: ma adesso cosa facciamo? E allora cosa hanno fatto? Sono andati a cercare un'altra impresa e ad acquistare loro i materiali. Cos'è che mi avevano detto? Finestre, infissi, pavimenti e rivestimenti. L'impresa col 110 aveva preventivato 75.000 euro di costo per quei materiali. Se li sono andati a contrattare loro, stesso materiale, stessa cosa, 23.000 euro. Sì. Meno Ecco, della metà. questo è l'inghippo che c'era all'interno di quel meccanismo, che era imperfetto perché non c'erano controlli, nessuno diceva niente, ognuno faceva quello che ne Imperfetti aveva. siamo noi, caro Cirillo, perché in Italia fatta la legge, Trovato vogliamo l'inganno. subito trovare l'inganno e speculare, così ci hanno insegnato, ma noi possiamo cambiare, diventare anche noi green dentro, dobbiamo diventare green dentro, Cirillo, è così. Bene, grazie di essere stato con noi, Grazie a voi. torna ancora che mi fai sempre arrabbiare quando vieni, vado a casa tutta con l'acidità in stomaco. Con voi, amici, l'appuntamento è per domani,
ci rilassiamo perché arriva il medico di famiglia. A domani.